mare chiaro e praia mare, beh, spiagge storiche, specialmente per chi ha qualche anno più di me, sicuramente erano le spiagge dei sogni, le spiagge dei divertimenti. Ora invece sono purtroppo zone completamente abbandonate, degradate, che parliamo ovviamente in area San Vito Taranto, eppure rappresentano davvero dei polmoni di verde fantastici. Immaginate il ritorno economico che ci sarebbe per le attività, immaginate come davvero, valorizzando, riqualificando, rifunzionalizzando queste strutture, noi davvero faremmo quelle che io definisco le economie del mare. Invece guardate cosa c'è da anni, da decenni, una pineta completamente abbandonata, e restano dei ruderi, li vedete lì, dei manufatti di quelli che erano le docce, le cabine, i bagni. Guardate, una meraviglia calpestata, schiacciata, è vergognoso. Io da sindaco, una delle prime cose che farò, chiamerò vari imprenditori, soprattutto tarantini, e dirò: amici cari, qui dobbiamo darci da fare, qui dobbiamo far sì che queste aree vengano rivitalizzate. Io voglio chiudere l'ex Ilva, ma voglio anche vivere di altro, voglio vivere di mare, voglio vivere di turismo, e non possiamo permetterci che una struttura così bella, una realtà così bella, fantastica, sia trasformata in una pineta abbandonata. Guardate, persino lì gli alberi sono caduti perché non c'è manutenzione, e puoi avere così strutture, manufatti abbandonati. C'è un'altra Taranto, la Taranto del mare, facciamola ripartire, partendo proprio da qui, praia a mare, e queste spiagge, queste realtà che stanno nel cuore dei tarantini.